Ciao ragazzi, benvenuti. Questa è la Meta Tier List dedicata al terzo anniversario che stiamo registrando, ma in realtà siamo in live su Twitch. Mi raccomando, se non mi seguite, fatelo, trovate il link in descrizione. Detto questo, sempre le solite premesse, è una Meta Tier List, cioè è la tier list che classifica i personaggi in base al meta, non in base ai kit. Ovviamente i kit comunque avranno una parte, ok? All'interno dei ragionamenti, però comunque principalmente se un personaggio fa parte soprattutto della lineup titolare di un top meta team, ebbene quel personaggio sicuramente avrà una valutazione più elevata di un altro PG, pur essendo magari più forte l'altro PG, ok? Detto questo, partiamo subito col primissimo tier, che è il tier B. Il tier bench, in realtà, fra virgolette, ho inserito giusto dei personaggi così, tanto per, va bene? Ci sarebbe stata l'infinità ed oltre di personaggi da inserire dentro. Passiamo al tier A. Vi faccio ovviamente, questa cosa ve l'anticipo, come nella scorsa tier, cosa che è stata molto apprezzata e mi fa piacere, dal tier Z- in poi, perché poi dopo l'A ci sarà la S, poi ci sarà Z-, ci sarà Z e ci sarà il primo tier che avrà un nome molto particolare, fidatevi e... fidatevi, hypatevi soprattutto. Ci saranno le classi, cioè ci saranno il numero di stelle e tutto il resto, circa ovviamente, in media. Detto questo, questo è il tier A, dove principalmente l'ordine non è che conti più di tanto, cioè sono tutti personaggi che all'interno di questo meta faticano tantissimo a trovare il loro posto. Hanno anche dei kit validi, hanno anche dei team sicuramente validi alcuni di questi personaggi, però comunque ormai o si trovano ad essere alternative o addirittura seconde o terze scelte, o addirittura fanno molta fatica comunque a dire la loro. Passiamo subito al tier... Spam! Tier S, da dove... In realtà ricordavo che cominciava lo stellaggio dal tier Z-, invece non è vero, dal tier S comincia. Questo qui è il tier S, dove sicuramente cominciamo già a fare molto sul serio. Vi faccio anche lo zoom per farvi vedere un pochino le stelle mediamente all'incirca a cui vengono calcolati i personaggi. Quindi per farvi capire, Broly Purple viene considerato mediamente all'interno del meta almeno a 3 stelle rosse, Trunks e Maia a 6 stelle, Black Rosé, visto che è una LF che non è quasi mai tornata, se non mai tornata in realtà, 3 stelle, Super C17 Extreme, che mi sono sentito di mettere, ci siamo sentiti in realtà di mettere all'interno del tier S, perché onestamente sapete che è un'ottima scelta viola soprattutto per il team androidi? Cioè potenzialmente questo qui potrebbe essere il personaggio che va finalmente a trovare un posto all'interno del team androidi come personaggio viola. Comincio già a leggere MVP e rotto va alzato. Ragazzi, la tier list è una meta tier list. Considerando i kit, ovviamente anche per me MVP sarebbe minimo da Z- se non Z, parlando di kit. Il problema è che il personaggio, per esempio, ecco, sfruttiamo questa cosa anche ancora per far capire, cioè per far capire ancora di più proprio il senso di questa tier list e di meta tier list. Ranger 17, in androidi voi lo giochereste mai titolare? In Rival Universe, Ranger 17, sì, ok. Il problema è che il vero team del torneo del potere ad oggi è il Rival Universe, non è il team Universe Survival Saga. Freezer qui Red, unità fortissima, anche questo non meriterebbe minimamente come MVP 17. Il tier S però, ribadisco, stiamo parlando ancora una volta di meta tier list. Il team Lineage dove sta attualmente? Da nessuna parte, quindi purtroppo lui campa praticamente soltanto di Sagas from the Movies abbozzato, diciamolo, e di kit principalmente, anche MVP si salva per esempio per kit. Per il resto Nova che è forse l'unità, la più sottotono in assoluto di questo anniversario. Sì, anche se sfruttata bene, in realtà entrambi i draghi se sfruttati bene potrebbero essere veramente veramente delle armi micidiali all'interno del GT. Però Nova forse rispetto soprattutto al suo fratello è quello lì un attimino che si è rivelato essere più sottotono. Mageta che ha, ragazzi, Mageta, io lo sapevo che qualcuno avrebbe notato il Mageta ancora, ma in realtà Mageta nel tier S, nei tier più bassi viene notato da una vita. Purtroppo io sto qui a ripetere sempre le stesse cose. Io sono il primo fan di Mageta. Il problema di Mageta è che è terza scelta. Il problema di Mageta è che c'ha il mondo di personaggi blu sbroccati davanti. Raga,
dobbiamo essere seri. In Vegeta Family, ditemi il blu che c'ha davanti. Ditelo, ditelo. Ve lo devo dire io. Chi c'ha davanti in Saiyan, Vegeta? Bravi, ok, perfetto. Chi c'ha davanti in Saiyan, Vegeta? È una meta tier list. Majin Vegeta, purtroppo, all'interno del meta, è seconda barra terza scelta nei suoi team. Ace, dici meglio di Nova Sharon? Scopriamolo immediatamente. Sì, Ace, meglio di Nova Sharon. Broly, qui, raga, già immagino Broly, non appena si vedono alcuni personaggi, alcune leffe soprattutto, un attimino più bassine di altre, ecco qui, finimondo. Raga, Broly. Broly è un pochino lo stesso discorso di Vegeta. Broly o all'interno di alcuni team è una seconda scelta o terza scelta, o in altri team dove magari potrebbe essere prima scelta è sottotono. Addirittura nel Sagas from the Movies, dove era incontrastato, in questo momento, cioè roba di ieri praticamente, eccolo qui, abbiamo il carissimo Gogeta. Perché gira in così basso? Perché ha subito il Rival Universe, che è attualmente un team che è un attimino in leggera discesa. Vegito Blu che sarebbe potuto essere tranquillamente anche nella metà barra ultimi spot del tier Z, però forse sarebbe stato un pochino esagerato, soprattutto dopo l'uscita di Gogeta e contando anche che nel future magari gli si può preferire Trunks Zenkai, nel God Ki ha sicuramente davanti Goku Blu Zenkai. Quindi becca questo posizionamento più che altro perché ci sono delle alternative rispetto a lui. Però indubbiamente ci ha guadagnato da questo anniversario, ricevendo dei buff al Fusion, ai team, insomma, in cui lui gioca. Quindi, buono. Dobbiamo fare sempre gli stessi discorsi. Prendiamo Goku il 3 Stinto. Goku il 3 Stinto in God Ki. Chi c'ha davanti come spot viola? Goku il 3 Stinto in Saiyan. Chi c'ha davanti come spot viola? Dai, ve lo devo spoilerare per forza, tanto. Cioè, ragazzi, Goku il 3 Stinto in God Ki c'ha Vegito Purple. Aiù. C'ha Vegito Purple Goku qui davanti. Minimo. Vegito Purple, cioè, raga, oh, io capisco tutto, però, poi, non me le venite a dire proprio a me queste cose, Goku Ultra Istinto, boom, boom, bam. Raga, io c'ho Vegito Purple 6 stelle, e comunque nel mio God Ki l'avete visto ieri, gioco Goku Ultra Istinto a 3 stelle, ma perché... Per il mio playstyle, per come piace giocare a me, Goku Ultra Instinto è un personaggio della Madonna. Fantastico. Però è indubbio che come solidità di personaggio, Vegito Purple... Stia avanti, Goku qui. Indubbio. Vegito Purple è solidissimo. Ma ne parleremo, raga. Vedrete pure il posizionamento di Vegito Purple com'è. Preparatevi. Non vi dico altro. 3, 2, 1... Spam. Tier Z, questo qui che potrebbe fare molto discutere, secondo me. Molto, molto, molto discutere. Allora, vi do prima una panoramica e vi invito già a guardare il Gogeta IV, nonostante io sia praticamente il primo fan di questo personaggio. Però attenzione, perché le stelle qui sono fondamentali. Sono fondamentali. Gogeta viene valutato a 3 stelle, come anche Zamasu viene valutato a 3 stelle. Qui faccio proprio il paragone perché sono le due LF. Nonostante io sia il primo fan di Gogeta Super Saiyan di quarto livello, e lo sapete, è indubbio che a stelle basse sicuramente Gogeta Super Saiyan di quarto livello stia dietro a Zamasu. Zamasu comunque a 3 stelle, nonostante venga squagliato indubbiamente, però... ha ridato letteralmente vita ad un team, al God Ki che non era morto, assolutamente, ma tramite la sua uscita ha finalmente trovato la sua dimensione, il God Ki. Gogeta Blu lo valutiamo a 6 stelle perché? Perché ormai, possiamo dirlo, è tornato un paio di volte per poter essere considerato, per chi l'ha sculato magari, a 6 stelle. Ragazzi, Gogeta Blu, personaggio pazzurdo. A 6 stelle è pazzurdo. Io non so se ve ne rendete conto, ma è stato piazzato davanti a Vegeta Super Saiyan God. Bam, soprattutto se mettete a Zenkai a fare Vegeta God. Sbam. Addios. Ragazzi, Cheat è stato messo lì non tanto per il suo kit eccetera, perché è bestiale come personaggio, più che altro perché, essendo una meta tier list, all'interno del meta, credo di non dovervelo dire io, ci sono
talmente tanti personaggi verdi che a stelle alte sono sbloccati che la metà basta. Gogeta Red in Tier God. Gogeta Red in Tier God ci sta. Per quale motivo non viene messo in Tier God? Perché considerando il Saiyan come top meta team, credo che su questo non ci sia dubbio. Ragazzi, Vegeta Super Saiyan di quarto livello in Saiyan fitta meglio di Gogeta Red. Raga, è nelle posizioni altissime del Tier Z. Stessa cosa, piccolo LF lì che merita assolutamente quel posizionamento. Quel Buzenkai d'asse proprio a cacare, non vedo l'ora che se ne scende quel coso. Ma i support purtroppo sono sfigati. Perché i support hanno sempre sofferto all'interno della community e delle community in realtà l'essere sottovalutati, l'essere presi come PG che, ah vabbè, ma questi PG non fanno danno, fanno cacare, leviamoli di mezzo. Quelli non devono far danno, quelli ti danno una utility al team pazzesca. Vados ancora oggi, raga, rimane probabilmente il supporto migliore del gioco per tutte le cose che fa. Però come vedete poi c'è lì Vegito Purple che, oddio, non sarà questo support pazzesco, però rispetto a Vados è un personaggio tutto tondo. Vados non vi può garantire pure il tanking clamoroso, il danno. Vegito Purple, se ben stellato, sì. La Vados Ite, sì, soffrono di Vados Ite i support. Soffrono di Vados Ite, il che è un peccato veramente. Faremo discutere, ma non ce ne interessa perché... Vi spoilerò anche il nome della tier list. Terzo anniversario, Suka. Terzo anniversario proprio Suka prepotentemente, perché non ha minimamente scalfito questo terzo anniversario purtroppo le unità che vedete lì sopra. Anzi, forse solo Zamasu ha aiutato Goku Blue. E vabbè, Gogeta a stelle alte magari, eh? Ragazzi, primo posto, Goku terzo LF. E qui anche lo so, in molti insorgeranno: no, ma come? C18, come ti sei permesso di metterla seconda e non prima? E come ti sei permesso di non mettere Gohan primo? E come ti sei permesso di non mettere Gohan secondo? Ragazzi, Goku terzo LF fa parte del miglior team in assoluto ad oggi presente all'interno di questo gioco, e cioè il Saiyan, che è il top team best ever, che ha soltanto probabilmente Regen che riesce a contrastarlo, Regen Zenkai ovviamente massimi, e se vogliamo un minimo God Ki e tutto il resto. Saiyan è il top meta team e soprattutto lui è il personaggio che da due meta a questa parte, da non so quante season a questa parte, sta letteralmente dominando tutti i matchup in cui è presente Saiyan, che ricordiamo è il top meta team, e soprattutto domina ogni matchup, ha un kit fuori di testa, ha una solidità fuori di testa, vi garantisce tutto. Tanking, danno pazzesco, nullifica dell'elemento a sfavore, ultimate che quindi potrebbe tranquillamente shottare. È un personaggio pazzesco. È il personaggio riassuntivo di questo gioco in questo momento. Il personaggio che oserei definire perfetto. Perfetto. Se C18 può avere danno clamoroso, può avere velocità di pescata e tutto quello che volete, va bene. Goku terzo ha tutto. C'ha tutto. È un personaggio che uno non può dire. L'unica roba che manca a Goku terzo probabilmente è il support. Ma in realtà ce l'ha lo stesso il support, perché io la rescue quasi quasi la considererei come support. Vi salva un personaggio. Letteralmente vi salva un personaggio Goku. Però io vi invito a guardare questa tier list sotto forma di meta, di meta tier list. Vi invito a tenere in considerazione i personaggi, i team migliori di questo gioco, quali sono, e soprattutto quali sono i personaggi che voi in ogni singolo matchup portereste. C18 la porteresti in ogni singolo matchup Android? Sì? Ok, allora va benissimo lì. Android è superiore a Saiyan? Secondo me no. Goku terzo LF, vi giochereste mai un matchup senza portarvelo dietro? Io no, onestamente. Pure se ci sono due viola contro, io me lo porto questo PG. Se voi ancora oggi continuate ad essere, se alcuni di voi continuano ancora ad oggi ad essere del partito, poi ragazzi, comunque attenzione, cerchiamo di mettere le cose in chiaro, perché poi altrimenti qui sembra che mettendo Gohan lì e mettendo C18 seconda, noi stiamo dicendo che i personaggi fanno cacare. Quando ragazzi, voglio ricordarvi che sono praticamente nel top massimo, cioè nel tier massimo, ok? E nonostante Gohan si trovi all'ultimo posto del top, del tier massimo, e si trova nel tier massimo.
Quindi rimane ancora un personaggio sbroccatissimo a livelli assoluti. Paga il team. Cioè, nel momento in cui Gohan avrà l'hybrid finale top assoluto, pazzesco, della Madonna, dove ci avrà un viola pazzurdo della Madonna, dove ci avrà un blu pazzurdo della Madonna, in realtà ce l'ha già pure con Trunks, ma dove ci avrà verde pazzurdo della Madonna, altri colori pazzurdissimi, insomma. Voglio dire che l'hybrid non lo possiamo mettere al paragone col Saiyan completo. Io direi che il Saiyan completo ad oggi lo si può paragonare soltanto ad un Regen completo. Manco God Ki, perché God Ki purtroppo manca però di qualche piccolo... manca di qualche Zenkai, se vogliamo. Saiyan, l'unico che veramente può contrastarlo è Regen. Regen messo veramente, veramente bene, bene, bene. Regen ed Android, in realtà. Ed Android, se vogliamo. Però anche Android pecca un pochino di qualcosina. E attenzione, dire che pecca di qualcosina Android, regà... cercate di leggerle bene le mie parole, cercate di leggerle bene. Vado a dire al professore, ma probabilmente Prof Sensei sarà anche lui. Raga, ribadisco, stiamo valutando la meta tier list. Di che cosa stiamo parlando, perdonatemi? Cioè, quando voi mi venite a dire, vallo a dire a Prof Sensei che c'ha che Gohan sta lì. Ma di che cosa stiamo parlando? Che lui c'ha Gohan che è il doppio di quello lì che viene considerato nella top. Però è ovvio che se valutassi Gohan, il Gohan di Prof Sensei sicuramente andrebbe a finire qui. E 14 stelle. Zenkai baffato.